voglio che il buco mi inizi a bruciare profondamente. Ok, l'azione sta avendo, aiuto. Raga, buonasera, bentornati in una live di Reaction. C'è ancora gente, dopo due mesi, che mi chiede perché non sei su Twitch. Non sono su Twitch perché la live Reaction settimanale, il giovedì sera, ho deciso di spostarla su YouTube ormai da due mesi. Tu devi dire che ti hanno bannato. Chi e il giorno dopo fai la live su Twitch. Sai che bordello? Mi hanno bannato, ragazzi. Ban epico. Attenzione, attenzione ragazzi, per l'occasione di oggi mi sono addirittura sciolto i capelli per presentare lo sponsor di oggi, un gioco che sicuramente non avrete mai sentito nominare, ovvero Genshin Impact. Genshin Impact è un open world totalmente esplorabile, che presenta un combat system basato su elementi naturali combinabili tra loro, con una grafica in stile anime e una storia ricca di colpi di scena. Vivi un'avventura epica assieme al tuo fidato Paimon nella regione di Teyvat, assieme a tantissimi altri personaggi unici come Diluc, munito della sua vision di fuoco, in grado di spazzare via i nemici con i suoi potenti attacchi infuocati, oppure Noelle con la sua vision di terra che le permette di innalzare impenetrabili scudi. E ricordatevi che vengono aggiunti nuovi personaggi di continuo. Storia e mappa di gioco sono in continuo aggiornamento e ogni mese sono disponibili nuovi eventi ai quali partecipare, come ad esempio il nuovo gioco di carte Invocazione del Genio nella taverna di Diona. Scarica anche tu Genshin Impact, disponibile su tutte le piattaforme e finalmente anche in lingua italiana. Il link è in descrizione. Mari, dacci il video bomba subito. Vogliamo scoppiare tutti. Iniziamo con qualcosa che probabilmente non è esplosivo, però vediamo, magari poi lo è. In minuscolo, la mia nuova postazione da gaming. Mica pure in minuscolo? Questa è la mia postazione. Ma quella stampante c'ha il triplo dei suoi anni. Sai che il PC si avvicina. Una stampante. Una stampante. Quella tastiera. E c'è una maledetta sedia. Sedia, sembra un tamburo. Ma che è quella roba lì? Ma dove l'hanno tirata fuori? Via questa schifezza e benvenuto la nuova sedia. Vedi Bauri, c'ha pure il collare. Che a star seduto su quell'affare lì ci vuole il collare. Cioè ti viene male, sì. Il cover di iPhone. Il cover di iPhone. E c'è la... La, cos'è questa? La chiave della macchina. La chiave della macchina. sì. Brum brum motherfuckers. Mercedes. Marsedis. Stavo per dire Mercedes, ha detto Marsedis. Computer è qua. È bellissimo. Okay. Confermo. Non è un grande, però. Ma hai detto che è bellissimo. Qua ci sono delle sedie benedetta. Ancora! Ma io non so se è classificabile come questo sedia, non c'ha lo schienale. Effettivamente. È il volante del Mercedes quello. Che può saltare. Bene, e poi c'è... È Xi Jinping. Adesso la polizia cinese mi deporta. La mia sedia da gaming che mo la cambio. La cambio. Forza Juve. Ma ti fa Napoli, secondo me sì. Un secondo che apro la luce. Apro la luce. Con questo riscaldamento. Un riscaldamento. Però si è raffreddamento. No, è il termosifone del computer quello. Questo tra virgolette monitor molto vecchio. La Madonna. Lo userò con la mia PlayStation 4. No. Mamma mia. Per favore, attaccala a qualcos'altro. Perché mi trovo molto meglio con questa qua proprio del PC Lenovo. Bellissima. Questo piccolo reparto. Reparto. Che schifo che c'è. Dai, ma butta le cartacce, che schifo. Ma i calzini appesi. Ma ci stanno i calzini inchiodati al muro, guarda. Ma cos'è un totem attaccato? Cos'è quella roba lì? Una macumba. Io non riesco a capirli i tifosi. Io proprio i tifosi di calcio, io non riesco a comprenderli. Ah, è vero, è uscito il nuovo video di Stefano Carboidrati, va visto poi, eh. Mettiamo quello adesso, dai. Vai, metti. Allora, il suo ultimo video è potente degustazione di nuggets con la nuova salsa e potente bevuta. Ho tenuto il video oggi. Bene, tipo grande youtuber che fa la intro senza far capire niente. Ormai è diventato famoso. Potente degustazione, molto potente. Cioè, crocchette di pollo. Ancora il McDonald's. Da vedere, sono queste qua. Ma sul tavolo. Hai lavato almeno il tavolo. Ed è salsa al peperoncino. Ingredienti concentrati qua. Non ci interessa. L'importante è che piccante. Io voglio che il buco mi inizi a bruciare profondamente. Ok. Sono richieste particolari. Questo aspetto è arancione polenta. Come arancione polenta? No, la polenta se la mangi così è male. Sai che dopo la carbonara che ha fatto capirai capirai lui che papille gustative potrà avere. Allora facciamolo affondare bene dentro la salsina. Guarda qua. Posso dire che le crocchette del Mac non sembrano neanche cibo. Ti rompi i denti. No, ok.
Sento che la lingua sta, non sta bruciando, ma sta bollendo, tipo, cioè, guarda qua, ma che bel colore però, Rosso veneto. Rosso veneto. È verde. Poi trema tutto e trema. Perché è il peperoncino che fa effetto. O forse la taurina delle Red Bull che beve prima di fare vite. Per ora non ho ancora sentito nessun piccante. Quindi. Aia. Sento tipo giusto un pizzichio alla lingua, niente di che. Oh, la gola. Sta. Ma prendi dell'acqua. Una monster. Ma sto chiedendo, voi l'avete mai assaggiata questa salsina? È uscita tipo domani. È uscita domani. Stefano, ma poi commentaci. Ma poi il buco è bruciato. Secondo me no, perché dice che non è troppo piccante. Quindi no, secondo no, me. Non sentiva neanche il piccante. I veri campioni lo fanno. Veloce, mangialo. Presto. No. Che schifo, Dio sa. Guarda lì come si sta adagiando sul tavolo la salsa. Seconda persona. Singolare. Seconda persona singolare, è successo. Potente bevuta. Preciso. No. Preciso. Quindi, ci ritroviamo. Ci troviamo qua. Sto iniziando a perdere capacità lessica. Mai avuto. La cremina. Quello che se l'è sparato sul palato proprio direttamente. Quindi è davvero piccante, non si capisce. Alla goccia. Ah. Uè, aia. Mi sto trattenendo. Sono potentissimo. Mamma mia, come fa a berla così? Distrutto, vai, 4 caffè si è fatto. È amaro come la terra. È amaro come la terra. Questa è una frase molto profonda. Ok, reazione sta avendo, aiuto. Ovvio. Grazie, ci serviva. Prima degustazione è finita male questa probabilmente. Mamma mia, ma tantissimo. Ci faccio ancora vedere la mia postazione da gamer bellissima. Non so se quel ci faccio mi fa presagire già la provenienza del video. Ci faccio. Andiamo subito così. Una bella postazione da gamer. Così raga. Allora, ragazzi, questo è il mio primo video che ha fatto più views. Il nuovo canale. Era stato la Buzzfeed Challenge. La Buzzfeed Challenge. Bro, calma, piano, respira, cazzo. PC. Spettacolasit. Spettacolasit. Può cambiare colore. Che questo culo, come Michael Jackson. Bello, questo è uno di miei preferiti. Però il video. Mauri ci ha pensato un attimo. E vi saluto anche la mia postazione. Ciao. Ok. Diciamo l'acuto finale particolare. Voglio vedere un attimo il suo canale. Come fai quando non c'è il sushi? E se ragazzi, oggi faremo un video. Quindi ragazzi, se mi altro con la sì. Come piace tutto così. Per me ha detto che sì. A me sa che è una macumba. Ora. Quindi ciao ragazzi. Capito? Facciamo la trascrizione di quello che abbiamo sentito. Ora. La mia amica combatte con il clown epico. Bentornati in questo nuovo bellissimo video. Io sono Camelia Alessandro e la team Mani non so quando tornerà. Che da sempre andare a finire così. Ma adesso è diventato più tranquillo, guarda. Li combatto ancora la coperta, dai. Codo. Va bene bro. Si fermi signor vescovo. Oh no. Signor clown. Qualcuno chiami Alessandro. È un clown. Basta. C'è un clown. Ciao. Ed è solo il primo video di tanti. Oggi noi saremo dei detective. Io sono Camelia e lui è Alessandro. Ragazzi. Ma stanno facendo? Stanno ballando, non capisco. Ragazzi, ho paura. Ragazzi, ora ci dividiamo. E ragazzi. No, con noi stasera non andiamo, ragazzi. Ti tirano le macumbe, non lo so. Io vado in cucina. Vai in cucina. E perché proprio lei, Mauri, va in cucina? Alessandro? Aiuto! Dove sei, Alessandro? Alessandro! Dove? Il portale, aiuto! Quale portale? No, il portale, no.
Sono i fan di Ninna e Matti, Mauri. Non sono loro. Ninna e Matti hanno un portale che li collega a Kappekazu. E ogni tanto escono i mostri. Almeno così ricordo, poi non lo so. Ah, va bene. Alla fine si arriva sempre a Kappekazu, capisco. Kappekazu sono il centro dell'universo, purtroppo, per i video, per i bambini. Non so che farci. Era quello lì che aveva il tipo che poteva neanche parlare, perché l'altra parlava sempre. No, non c'entra nulla. Vediamo un po'. Ninna e Matti. Matti inciso Cristo, ha provato varie sfide. Ma ti ha visto abbastanza? No, hai capito volume. Tutte le regole o te le devo ripetere? Che volume c'è? Ti farò soffrire, Matti. Dovrai affrontare le prove più dure del mondo. La prima tra cui per un anno. Ma una persona con questo wow, maggiore okay. Tipo la pubblicità di Calvin Klein è presente. Dove c'è l'uomo incinto. È l'uomo, cioè nel senso beh, avete capito. Niente, Mauri, questi sono Ninna e Matti. Cosa ne pensi? Preferisco non pensare. Pensa che i nostri figli potrebbero guardare questi video dalla mattina alla sera. E li faccio vedere Dragon Ball piuttosto. Vero, tutta la vita. Scherzo a Paolo, sfide pericolose. Salve a tutti ragazzi. Tornate sul mio canale. Una capriola. Ma senza tappeto. Adesso non faccio la curva di me e muoio. Vado in ospedale, ecco. Però vabbè. Ha fatto la capriola. Bene. Ha fatto la capriola. Vieni da nonna a mangiare un po' di pasta con le cozze. Seconda sfida. Me la dirà Paolo. Paolo, quale sfida devo fare? Ma su cosa? No, sulla vita reale. La vita reale. Ragazzi, la sfida di Paolo è fare un salto con una gamba. No, incredibile. Va bene. Vabbè. Dobbiamo fare danza classica. Bisogna anche cantare? Allora, posso dire che io non ho mai fatto o visto danza classica, ma non penso funzioni così. Vabbè, va fatto, Mauri. Staremo, no. L'hai mai sentito nominare, ma? Sì, purtroppo, sì. Me l'ha messo di fianco a quell'altro perché essendo entrambi pugliesi. Sarà per quello. 114 kg. Ma non è vero, Remo. C'è scritto libre di fianco. Iscrivetevi al canale se anche voi vi siete mai pesati. Iscrivetevi al canale se anche voi vi siete mai pesati. Cazzo, mi ha fregato, io mi peso ogni settimana. Tu che iscriverti? Sia mia madre che mia sorella odiano ingrassare. E gli dà davvero fastidio quando sulla bilancia notano che hanno preso quel chilo in più. Perciò oggi farò uno scherzo ad entrambi facendoli credere di essere ingrassati. E non di un semplice chilo, ma molto di più. E ci riuscirò grazie a questa normalissima bilancia. Perché ho scoperto una funzione super interessante dove riesco a far aumentare il peso delle persone. Non è possibile, Mauri. Quanto pesi? Da 45 a 50. Tuo peso andrà da 45 kg a 50 kg. Scusa, sei super ingrassata. Come? Perché 53.9? 53 kg vai adesso. Ma non è vero. D'ora in poi disturbi alimentari, va subito a vomitare tutti i pasti in bagno e niente, si rovina la vita, va in depressione. Grazie fratello. Un ottimo scherzo. L'ha appena rovinato la vita. Mi sa che questa volta ci sei cascata tu, lo sai. Sì. Guarda, girala adesso. C'è un pulsante, premilo. Dentro, proprio qui, guarda. Ripestati. Guarda, ora è il tuo peso esatto. Prima c'erano anche le libbre. Cosa sono? È un'unità di misura. Sai cosa sono le libbre? Non lo sapevo. Si vede che non fai palestra. Vedete, chi fa palestra conosce il sistema di misura americano. Se tu non fai palestra non conosci le libbre.